È una giornata che può avvicinarci al sogno, consegnarcelo definitivamente, farlo diventare realtà. 31esima giornata del campionato nazionale dilettanti Girone F allo stadio Romagnoli. Mille voci per trascinare i lupi alla vittoria, per regalare alla nostra città ciò che manca da troppi anni. Oggi è il giorno di Campobasso Porto Sant'Elpidio, oggi è il giorno che potrebbe diventare storia. E comincia adesso la gara. Banzan quasi limite dell'area, per lui non c'è nulla per l'arbitro. Poi ci ha provato Brenci, esterno della rete. Candellori sulla destra, prova a servire in velocità Rossetti, che scatta. Rossetti anticipa per un attimo il portiere. Palla arriva a Fabriani, il traversone, arriva Sbardella, lo serve a Brenci, il tiro di Brenci. Può partire Ladu. Eccolo il pallone in mezzo, svetta Sbardella, vola Cavalieri. Vitali, sterzata di Pablo Vitali, il traversone, ancora il pallone in aria, Candellori, la ribattuta. Rossetti prova a girarsi, lo fa bene, Rossetti il sinistro e la palla che esce sul fondo. Banzan gira il pallone all'interno dell'area di rigore, lo scambio con Rossetti, Cogliati sul pallone, Cogliati e ancora il pallone in attività, non c'è nulla, l'arbitro non ha visto irregolarità in area di rigore. Orazzi avanza a centrocampo, Gelsi prova il tiro dalla distanza, Raccichini attento. Vanzan prova a puntare l'uomo, Vanzan lo supera, Vanzan in aria, Vanzan riesce a mantenersi in piedi, poi Cogliati sul primo palo. Provano i marchigiani, è uno schema con il pallone che è arrivato al numero 6, Palladini. Ancora Porto Sant'Elpidio che riesce a trovare spazio, Raccichini scivolato e poi c'è il gol, ma c'è anche la posizione di offside. Di vincere subito, attenzione adesso a Spagna, libero sulla destra, Spagna è in posizione anche regolare e ci mette una pezza Fabriani. A liberarsi del numero 2, il triangolo con Rossetti, Cogliati il destro, la deviazione e poi la palla che finisce tra i guantoni di Cavalieri. 5 della partita, battuto corto Ladu, il cross, la testa di Cogliati, non ci arriva per un soffio Vitali. Occasione per i lupi al 41esimo e 20 secondi. Fabriani, Cogliati prova a smarcare il tiro di Candellori, la palla che esce alla destra di Cavalieri, finisce così il primo tempo al Romagnoli, 0-0 tra Campobasso e Porto Sant'Elpidio. Adesso negli spogliatoi Campobasso dovrà ritrovarsi e cercare il gol del vantaggio. Ladu di testa al servizio per Candellori, eccolo Sbardella libero per il cross con Rossetti che ha provato la battuta, poi Vitali il sinistro che viene, una palla che viene abbracciata da Cavalieri. Ladu, c'è spazio per Rossetti, Rossetti in aria, Rossetti e la parata a terra di Cavalieri sulla fascia sinistra. Vanzan, il cross che arriva adesso, Vitali di prima pulisce l'area di rigore, il difensore marchigiano. Dalmazzi, ancora Dalmazzi su Rossetti, Rossetti il tiro deviato, sarà calcio d'angolo. Battuto subito Vanzan, il cross per Rossetti, Mattia Rossetti la sblocca, il falco gonfia la rete, Mattia Rossetti 1-0 per il Campobasso. Segnato con il numero 10 Mattia, con il numero 11 Vitali, entra con il numero 16 Mancini, esce con il numero 7 Brenci, entra con il numero 20 Esposito.
tutti nell'area piccola. Cross di Orazzi e c'è il gol del Porto Sant'Elpidio. C'è il gol del Porto Sant'Elpidio. L'1-1 che arriva al 20° minuto del secondo tempo. Un pallone messo in mezzo proprio lì in area piccola. La testa di Alessio Palladini. E adesso però è Spagna ad avere la possibilità di calciare in porta. Raccichini. Un quarto d'ora più recupero. Van Zan corre sulla sinistra. Il cross in mezzo. E ancora Cavalieri, attento. Cogliati. Si libera di un uomo, punta l'area di rigore Cogliati. Cogliati, il cross che attraversa tutto lo specchio della porta, lo deposita in corner. Bisogna giocare. C'è Esposito sulla sinistra. Esposito l'uno contro uno. Esposito, una finta. Esposito, la ribattuta da parte della difesa. Ancora tra i piedi di Vittorio Esposito. Il cross per Rossetti. La palla che sfila via. Esposito. Esposito, lato corto dell'area di rigore, cerca qualche compagno libero, lo trova in Di Domenico Antonio. La deviazione, poi il retropassaggio. Attenzione con Cavalieri che di pugno allontana. Poi Di Domenico Antonio, la girata. Esposito. Rossetti. Si gira Rossetti e va a conquistare il calcio d'angolo. Sono davvero le ultime chance per i lupi. Si gira qui Rossetti, non aveva spazio. Non può dare il via ai ragionamenti di promozione. Intanto c'è il tap-in che non riesce clamorosamente a Mattia Rossetti. Va a guadagnare comunque il calcio d'angolo. A 30 secondi dalla fine il campo basso ha avuto la chance di portarla a casa la partita. Ancora in avanti, a questo punto non c'è più tempo. Finisce così a Romagnoli, 1-1 contro il Porto Sant'Elpidio. Il campo basso che si, insomma, mangia un po' i gomiti. In ogni caso il campo basso ha la possibilità ancora di avere tanto tempo a disposizione. Non bisogna ovviamente calare l'attenzione, come è giusto che sia. Adesso bisogna prendersi comunque gli applausi della piazza. Bisogna ritrovare il calore, la forza, la voglia di vincere, portarla a Rieti e prendere i tre punti necessari per concludere la stagione nel migliore dei modi, vale a dire con una promozione che probabilmente è soltanto rinviata.